Allora, adesso vi spiegherò alcuni motivi per cui non festeggiamo il Natale, la nostra famiglia non lo festeggia, perché non è proprio cristiano. Adesso cominciamo allora a spiegare in qualche modo. Natale. Cosa dice la Bibbia? Allora, primo, cominciamo dalla data. Non ci sono prove né storiche né nelle prove scritte nei Vangeli, nella Bibbia, che Gesù sia nato il 25 dicembre, assolutamente, col freddo, con la neve, come ci fanno credere alcuni, no? Ebbene, non c'è nella in tutta la Bibbia, nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, non c'è nessuna data che dimostra quando è nato Gesù, non è proprio menzionata la data. Allora, il 25 dicembre i romani celebravano una festa. I romani che festeggiavano la festa del Dio Sole. Infatti, anche la storia dimostra che i primi cristiani non celebravano il Natale. Infatti la nuova Enciclopedia Cattolica osserva che la festa della Natività fu istituita non prima del 243 d.C., cioè più di un secolo dopo la morte dell'ultimo apostolo. Quindi è venuta dopo per festeggiare, mettersi insieme agli antichi romani che festeggiavano la festa del Dio Sole. Allora, fecero un tentativo di convertire i pagani, però come facendo un sincretismo non scritturale, no? Certamente non comandato da Gesù, fra le credenze cristiane e le credenze pagane, facendo un miscuglio, così, ecco perché la Chiesa scelse per Natale una data che coincideva con la più importante festa pagana dell'Impero Romano. Invece di cristianizzare il paganesimo, queste usanze fecero una cosa contraria, paganizzarono i cristiani. E da allora in poi le cose andarono sempre peggio, perché oggi si festeggia Natale, ma neanche non si parla di Gesù. Dunque, io e la mia famiglia riteniamo che il Natale non è approvato da Dio. Perché, come ho già spiegato, trae origini da usanze e riti pagani degli antichi romani. E poi ci sono certe usanze che dimostrano che proprio non hanno niente a che fare con Gesù Cristo, con la sua nascita, con la sua morte, con la sua predicazione nel regno di Dio. Ecco, vi cito solo qualche usanza. Ecco, per esempio, addobbare con luci piante sempreverdi di ogni tipo. Come dice l'Enciclopedia delle Religioni, questo viene dagli antichi pagani che celebravano il solstizio dell'inverno e combattevano gli spiriti malvagi. Oppure, usare il vischio e l'agrifoglio, per quale motivo? Ebbene, come dice l'Enciclopedia Americana, i druidi ascrivevano in particolare al vischio proprietà magiche. L'agrifoglio, sempreverde, veniva venerato in quanto considerato segno di ritorno del sole. Ecco, vediamo qui due esempi, ma vediamo ora cosa viene detto dell'albero di Natale. C'entra con Gesù? Un albero di Natale pieno di luci? Vediamo cosa dicono le enciclopedie. Ecco, leggo qua dell'Enciclopedia Britannica. Il culto degli alberi era comune presso i popoli pagani dell'Europa e continuò a esistere anche dopo la loro conversione al cristianesimo. Rimase per esempio l'usanza di mettere un albero di Natale all'ingresso o all'interno della casa durante le festività invernali. Dunque, se facciamo un'analisi della storia del Natale, basta prendere qualsiasi libro di storia della religione cattolica, scopriamo che il Natale affonda le sue radici in riti religiosi pagani.
E sappiamo dalla Bibbia che se noi cerchiamo di mescolare il paganesimo per adorare Dio, egli non approva in effetti come lo adoriamo. E poi, se Gesù avesse voluto che si festeggiasse la sua nascita, in pratica il suo compleanno, avrebbe fatto in modo che si sappia la data. E invece la data della sua nascita non viene assolutamente scritta in nessun libro della Bibbia o dei Vangeli o degli Atti degli Apostoli. Invece sappiamo che Gesù comandò ai veri cristiani di commemorare la sua morte, fare la sua morte nel giorno del 14 Nisan, lì c'è la data chiara nella Bibbia, e nel Vangelo. C'è molto chiaro che bisogna ricordare la sua morte perché quella può perdonare i nostri peccati, no? Ecco perché in Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 22, si legge che Gesù prese il pane, prese il vino, lo diede da bere ai suoi discepoli. E disse che quello sarebbe stato il ricordo della sua morte. E disse: fate questo in mio ricordo. Ecco perché noi, testimoni di Geova, la mia famiglia, io, non festeggiamo il Natale, ma commemoriamo la sua morte come unica commemorazione che Gesù ha stabilito da fare. La Bibbia non menziona la data della nascita di Gesù, né comanda di celebrarne il compleanno. La Cyclopedia di McClintock e Strong afferma: l'osservanza del Natale non è d'istituzione divina, né ha origine dal Nuovo Testamento.